Il Campini Caproni fu un aereo sperimentale monoplano e monomotore, realizzato dall'azienda aeronautica italiana Caproni alla fine degli anni 30. Fu uno dei primi velivoli italiani e nel mondo dotati di un motore non a elica, simile ma non uguale a quelli della categoria propulsione a getto. Questo velivolo fu progettato dall'ingegner Secondo Campini, che verso la fine degli anni 20 cominciò a sviluppare una tecnologia che permetteva la propulsione di un velivolo o di un natante sfruttando il principio di azione e reazione esteso. L'ingegner Campini costituì appositamente un'azienda meccanica finalizzata alla realizzazione di motori a getto, la Venar, velivoli e natanti a reazione. Nel febbraio del 1934 la Regia Aeronautica stipulò con la Venar un contratto che prevedeva la fornitura di due velivoli più una fusoliera, dotati di propulsione a reazione sistema Campini, da consegnarsi entro il 31 dicembre del 1936. Per la costruzione Campini si rivolse all'ingegner Giovanni Battista Caproni, titolare dell'omonima azienda aeronautica, al quale Campini aveva esposto le proprie teorie fin dal gennaio del 1931. Caproni, intuendone le potenzialità, accolse la richiesta, accordandosi per la costituzione del centro sperimentale Campini presso i propri stabilimenti di Taliedo. Benché esistesse solo un progetto di massima, verso la fine del 1934 si decise di avviare immediatamente la costruzione del primo prototipo. L'idea iniziale prevedeva che i compressori potessero essere azionati sia da un motore a combustione interna sia da una turbina a gas, ma si preferì seguire la prima proposta per semplicità tecnologica, in quanto si ritenne eccessivamente impegnativo destinare risorse alla ricerca metallurgica necessaria per disporre di materiali atti a realizzare un motore affidabile. Campini pertanto richiese alla Isotta Fraschini, azienda anche questa di proprietà Caproni, la fornitura del nuovo motore V12 Asso 11R, ma per intervento della Direzione Generale delle Costruzioni Aeronautiche gli venne offerto un 18 cilindri a W Asso 750R, con il quale nel 1936 vennero effettuate le prove a punto fisso. Questi mutamenti influirono negativamente sui costi e sui tempi di realizzazione, con lo spostamento della data di consegna al 31 dicembre del 1938. Solo nel marzo del 1940 Campini riuscì finalmente a disporre delle unità motrici, che tuttavia differivano ancora una volta da quelle previste. Anziché gli Asso 750, furono consegnati due Asso L121 RC40, motori a 12 cilindri a V, ben diversi come architettura e ingombri dal previsto 18 cilindri a W, costringendo il progettista ad una nuova modifica del disegno originale. Purtroppo questa unità motrice aveva la quota di ristabilimento della potenza a 4100 metri. Tale caratteristica risultava inadeguata ai propositi iniziali del progetto, impedendo di fatto di effettuare prove al di sopra dei 4000 metri e vanificando la possibilità di verificare i vantaggi offerti dalla nuova tecnologia alle alte quote, dove, al contrario, avrebbe dovuto dare i risultati più significativi. Il Campini Caproni era caratterizzato dall'ala bassa a pianta ellittica. Era un velivolo dalla struttura in duro alluminio, con cabina di pilotaggio biposto, adatta al volo ad alta quota, che ospitava i due membri dell'equipaggio disposti in tandem e doppi comandi. L'ala era a sbalzo, con profilo ad ala di gabbiano rovesciata e impennaggi di tipo classico, con lo stabilizzatore collocato alla base della deriva. Il carrello d'atterraggio era di tipo triciclo posteriore e completamente retrattile, con gli elementi principali che si ritraevano verso l'esterno delle semiali. Il motore progettato dall'ingegner Campini non era un motore a getto rispondente ai canoni noti ai giorni nostri. Si trattava in realtà
di un complesso azionato da un motore convenzionale a pistoni, Isotta Fraschini L121RC40, che esprimeva una potenza di circa 900 cavalli. Questo motore era collegato, mediante un gruppo moltiplicatore a ingranaggi, a un compressore assiale, composto da tre stati rotorici costituiti ciascuno da sei palette con passo modificabile al suolo e tre stati statorici da 15 palette con passo variabile idraulicamente in volo. Il condotto a valle del compressore fungeva contemporaneamente da camera di combustione e ugello di scarico, in maniera simile a quanto avviene in un post bruciatore moderno, con iniettori di cherosene disposti circolarmente su un anello che stabilizzava la fiamma. La geometria dell'ugello di scarico veniva modificata facendo scorrere idraulicamente una spina Pelton avanti o indietro in modo da regolare l'area di efflusso. L'espansione dei gas di combustione generava la spinta, pari a circa 750 kg di spinta. La soluzione impiegata dal motore di Campini è definita motoreattore e sviluppava il medesimo concetto già seguito dall'ingegnere romeno Enrico Anda nella realizzazione del proprio velivolo Coanda 1910. Il 28 agosto del 1940 il primo esemplare costruito del Campini Caproni con numero di costruzione 4849 fu mandato in volo per 10 minuti. A pilotarlo vi era Mario De Bernardi, che decollò e atterrò nell'aerodromo d'Italia, il campo di aviazione di Taliedo. Il 16 settembre dello stesso anno fu provato in volo per altri 5 minuti. Il primo volo ufficiale per la consegna al Centro Sperimentale della Regia Aeronautica di Guidonia risale al 30 novembre del 1941, quando Mario De Bernardi e l'ingegner Giovanni Pedace volarono dall'aeroporto Milano-Linate a quello di Guidonia percorrendo 475 km alla velocità media di 209 km orari. Durante il volo, però, secondo il volere del pilota, la camera di combustione non venne mai attivata per risparmiare carburante. L'aereo volò quindi utilizzando la spinta data dal compressore che agiva come un'elica intubata. L'Italia ottenne gran prestigio per l'impresa, tecnologicamente avanzata per l'epoca. A posteriori, tuttavia, si poté affermare che non si trattò del primo volo di un velivolo a reazione, e questo per il tipo di propulsore del velivolo realizzato da Caproni, ma soprattutto perché non erano noti i tentativi del gruppo Henkel che il 27 agosto del 1939, in tutta segretezza, aveva fatto volare l'Henkel E-178. L'esemplare 4849, una volta consegnato al Centro Sperimentale della Regia Aeronautica presso l'aeroporto di Guidonia, ricevette la matricola militare 487 e fu portato in volo dal 13 gennaio 42 al 27 agosto dello stesso anno. Fu quindi sistemato in un hangar dove rimase gravemente danneggiato in seguito ad un bombardamento il 24 ottobre del 1943. Dopo la fine della guerra fu recuperato da una commissione inglese che lo trasferì nel Regno Unito per essere studiato. Fu quindi demolito nel 1949. Il secondo Campini Caproni realizzato, il 4850, dopo alcune prove a terra, fece il suo primo volo il 31 agosto del 1941 e ricevette la matricola militare 488, non venendo mai inviato al Centro Sperimentale di Guidonia. Rimase conservato presso le officine Caproni di Taliedo e quindi preso in carico nel dopoguerra dall'Aeronautica Militare, che lo espose presso il Museo dell'Aria di Torino negli anni 60 e quindi al Museo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, dove è tuttora conservato. La fusoliera oggetto delle prove a punto fisso è stata esposta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Sognar sempre felice con te.